Skype, perché ho degli amici giù in Calabria, quindi per sentirli comunque usiamo la webcam. Apro Facebook, guardo le notifiche, guardo un po' le nuove foto che sono state messe, parlare magari con amici che magari non vedo da un po', allora non per conoscere gente nuova perché accetto solo gente che conosco nella realtà. Condivido magari dei link che mi piacciono, insomma, che vedo, che mi piacciono. Su vari tipi di argomenti. Ogni tanto pubblico dei video, vado, non so, a cercare dei miei amici dei link, vado a leggere, ma poche volte condivido, ecco. Ma una volta andavo lì, chattavo, facevo il mio giochino, ero un po' malato, diciamo, tra virgolette. Uscivo dal lavoro, andavo lì, stavo lì la mia orettina, poi basta. Non è, poi per a lungo andare mi sono detto, ma chi se ne frega, ciao. Poi un po' ero anche un po' incerta dei momenti in cui me lo volevo togliere perché comunque stavo molto tempo a chattare eccetera così, però poi alla fine ho ridotto nel senso che lo uso per l'utilità che ha, nel senso mi serve contattare e organizzare cose con 20 persone, uso Facebook o per aggiornarci su cose universitarie quando non hai soldi nel cellulare, è molto utile quindi. Per quello ho deciso poi di rimanerci, insomma. E aiuto i miei compagni, la maggior parte di quelli che aiuto sono stranieri perché probabilmente nel loro paese non l'hanno mai utilizzato. C'erano i miei compagni che erano molto più bravi di me perché alla fine io ho detto non ho mai usato il computer prima di quell'anno lì. Invece gli altri miei compagni l'avevano già usato, ce l'avevano già a casa e quindi erano più avvantaggiati di me. Perché gli chiedevo, non lo so, sono rimasto indietro, come si fa sta cosa? Loro mi dicevano, oh, guarda, fai così, muovi il mouse qua, muovi il mouse là, spingi quel tasto e quindi capito, mi aiutavano loro. E alla fine io mi vergognavo, non lo so, a chiedere al professore, guarda, io non ho capito una cosa, quindi mi affidavo al mio compagno che la sapeva di più, che era un po' più, diciamo, che sapevo che mi aiutava. Più o meno eravamo tutti allo stesso livello nell'utilizzare il computer. Non c'era nessuno che insegnasse agli altri come usarlo. Siccome i computer sono pochi, siamo in due, però lo facciamo insieme. Quando ci valutano, no, lo facciamo separatamente. Un computer lo usiamo in due perché appunto non ci sono molti computer. Facevamo lavori di gruppo per quanto riguarda la materia informatica, perché più che altro dettata dal fatto che i computer erano pochi e noi eravamo praticamente il doppio dei computer a disposizione. Tipo magari se io trovo delle informazioni su qualche compito, qualcun altro non le trova, gliele passo per esempio. Ad esempio su Facebook c'è il gruppo della facoltà, no? E lì tutti i ragazzi possono scrivere, ah, informazioni su questo esame, che tipo di domande fa, com'è il prof, quindi magari è utile da quel verso. E poi per quanto riguarda con i miei amici. Magari, appunto, come dicevo prima, è un modo più veloce per informare tutti su una cosa, su una materia, o tipo uno che è stato a lezione, che ne so, ti sto a scrivere le cose che ha detto a lezione, informo 10 persone assieme invece di chiamarti al telefono, spendere soldi e stare lì 2 ore. Tipo per la tesi di laurea ho chiesto magari dei consigli e io stessa ne ho dati. Per esempio, la mia amica di Londra sta facendo il PowerPoint per questa sua tesi all'estero. E ha chiesto a me perché sono brava col programma. E poi sì, anche per la facoltà comunque, cioè il computer lo de devi averlo per forza, perché altrimenti non puoi iscriverti all'esame, non puoi scrivere sul forum del prof che ti manda i compiti da fare a casa. Io ho fatto psicologia a Padova e c'erano dei gruppi di lavoro che stavano, diciamo così, stavano un po' dietro e aiutavano i professori per. In particolar modo poi aiutavano la segreteria didattica per star dietro, insomma, al web dell'università. Molto del mio sapere è appreso dalla rete, una buona parte lo ritrasmetto nella rete, più che condividerlo si può dire che su richiesta lo condivido. Non sono quello che si mette a fare il maestrino, ma se qualcuno mi chiede qualche informazione io la so e posso spiegarla molto volentieri. Apprendo sicuramente in rete, scambiare meno perché quello che riesco ad apprendere, che penso di aver appreso ad un buon livello, sì, però per le dinamiche che ci sono sui forum o comunque per cose professionali non mi sono mai messo a scambiare perché non penso di avere un livello abbastanza alto.
Siccome io ho fatto, diciamo, quando ero più piccolo, facevo, creavo la musica col computer, un po' ho un'infarinatura su quei tipi di programmi. Stiamo lavorando per fare un progetto, reggae pop, e di fare un disco con, diciamo, un featuring. Sto facendo un featuring con Yassin, che è un altro cantante, mio amico. Stiamo facendo 8 brani, e 2 miei, 2 suoi, 2 che io sono insieme a lui, che cantiamo, e anche un featuring con un altro cantante che conosciamo. Tutto ciò che riguarda la web radio con cui collaboro, che è il Blogos, la web radio Blogos. Quando si decide di intervistare un gruppo, ovviamente non si è mai da soli a lavorare, sei in un team di persone, c'è sempre qualcuno che ti affianca, e per gestire un po' il lavoro, cioè io personalmente preferisco utilizzare le mail, anche se ammetto che non le guardo tanto spesso, però cioè, nulla vieta che si possa anche comunicare magari attraverso Facebook, piuttosto che con i messaggi sul cellulare, o anche incontrandosi, perché no, insomma, cioè, non è che adesso siamo vincolati alla tecnologia, si annientano i legami personali e non esiste più il confronto faccia a faccia, insomma. Ed è anche utile quando, ad esempio, io ad esempio suono e scambi video musicali che magari uno non trova, eccetera, allora io te lo faccio vedere tramite Facebook, e quello è molto comodo. Video che magari se non riesci a venire in determinati posti, così io faccio il video, te lo carico su Facebook, lo metto che lo puoi vedere solo tu e tu vai a guardartelo senza che ci stiamo a vedere, ti passo il video, è molto più veloce. Dopo volete ascoltare la musica? Chiedere l'usecchino d'oro.